serenità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Miracolo con il Vangelo Immacolato, dell'incomparabile predestinazione ad essere la parte di Dio, in questo ci prego la necessaria salvezza eterna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
mi rallegro con te, Vergine Immacolata, nella tua immensa carità per Dio e per gli uomini, di cui fu cuore il tuo percore. Impetraci, ti prego, soccorso nel vivere i comandamenti divini, che si confidano tutti nell'amore. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Mi rallegro con te, Vergine Immacolata, di essere stata interamente consacrata a Dio, ed altro gradimento qua giù non ramasti, se non piacere a lui solo. Impetraci, ti prego, la grazia di usare saggiamente i beni terreni e la continua ricerca delle realtà celesti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Del tuo seno Gesù.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa Santa Messa vogliamo chiedere perdono a Gesù se qualche volta abbiamo offeso la sua mamma Immacolata, che è anche vostra mamma, non ascoltando quello che la mamma del cielo, Maria, ci ha tante volte comunicato, quello che è al nostro cuore, e tante volte lei va al nostro cuore, ci dice fai questo, non fare quest'altro, non la voce della coscienza e anche la voce della Madonna dentro di noi. E allora dobbiamo chiedere perdono a Gesù se abbiamo offeso a Lui, la mamma nostra, se con anche con i nostri fratelli ci siamo comportati male, e vogliamo veramente confidare nel suo amore grande, un amore grande più del cielo e della terra. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli, a morte che tratta i pensieri, parole, opere e confessioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, nessuno Dio Padre di misericordia, il tuo unico figlio morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra, la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria Immacolata. Fa che sorretta con suo amore la tua Chiesa, sempre più feconda allo Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in l'unica grande famiglia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e riverenda con te, Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Da libro del profeta Isaia, messaggio che Isaia figlio di Amos ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà stato sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i cuori. E adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli che diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice tra le genti e arbitro tra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno arti, delle loro lance faranno falci. Una nazione ne alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio. Andiamo con gioia incontro al Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andiamo con gioia incontro al Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, e là che salgono le tribù del Signore. Andiamo con gioia incontro al Signore. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Andiamo con gioia e morto al Signore. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò, su di te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Andiamo con gioia e morto al Signore. Aleluya, aleluya, aleluya.
Signore nostro Dio, vieni a liberarci, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. In quel tempo, entrato Gesù in Capernaum, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Pur essendo anche un subalterno, pochi soldati sotto di me mi dicono: va, ed egli va, e un altro: dimmi, ed egli viene, e hanno servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si fermò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, nel regno dei cieli. Parola del Signore.
tutta illuminata, facendo un censo, si vede che è festa. Perché? Perché? Perché oggi c'è la novena. E che cos'è la novena? Che cos'è la novena? Che cos'è? Novena, che cosa ne fa pensare? La novità. La novità, che è risorta, la Madonna è risorta, sì, anche la Madonna del Monte è risorta, come Gesù, però, qui come ve la immaginate la Madonna? Nessuno chi è la Madonna? E che cosa ha fatto questa mamma? Perché gliela ricordiamo così tanto questa mamma? E come tu dici, come la seconda madre, come qualcuno dice che la prima mamma, va bene, va bene. Però è come la seconda madre, qualcuno dice, ma che cosa fa questa donna? Perché Maria ha fatto bene a Gesù. Che cosa era fatto? Pensate un po' alle vostre madre. Pensate un po' alle vostre madre. Innanzitutto l'ha fatto nascere. Ricordate dove? Sì, in una grotta, ma non per colpa sua, perché non ce la posso. Poi chi ha fatto la Madonna a Gesù? Ma no, parliamo di Gesù, parliamo di Gesù. Le vostre mani che cosa vi insegnano?
L'amore, la nostra grande l'amore. La buona educazione. Cioè, che significa buona educazione? Le regole. Quindi anche Gesù ha avuto delle regole della mamma? Sì, è certo che ha avuto lui a rispettare sempre. Certo, sempre. Però ecco, Gesù ha, o meglio, la Madonna ha fatto tanto bene a Gesù. Va bene? Però ecco, noi adesso dobbiamo pensare un po' a lei, come l'ha fatta lei, come l'ha fatta questa donna. Voi avete presente le vostre mamme? Le vostre mamme hanno delle caratteristiche, ad esempio, hanno dei doni particolari, le vostre mamme, dei doni particolari, quali possono essere? Sapete, mamma e papà
prima di sposarsi e poi quando si sono sposati hanno trovato una famiglia, hanno fatto una cosa, no? Gli hanno preparato una stanza bellissima, perché dovevate venire voi, dovevate venire, preparato la casa, la stanza. Anche il Padre Celeste, per suo figlio Gesù, ha voluto preparare una casa, e la casa di Gesù è stata appunto sua madre, e l'ha resa bellissima questa casa. E che cosa ha fatto allora a Maria e la casa di Gesù? Ha fatto un dono particolare, ha detto che è immacolata, cioè è senza. Yeah.
e siccome ci vuole tanto bene, ci ha regalato sua mamma, ce l'ha donata. Quindi noi abbiamo una mamma più bella e più grande della nostra mamma della terra. Voi volete bene la vostra mamma? Se domani siamo più grandi, voi volete bene le vostre mamme, se sei sulla terra con il cielo, no? A diventare santi, ecco, e si diventa santi, ecco, grazie all'aiuto di Maria. Ecco, certo, sono stato e anche buono. Con l'aiuto della Madonna sicuramente lo faremo. Thank you.
salvezza perché ne sperimentiamo i benefici e per l'amorosa intercessione di Maria Madre della Chiesa collaboriamo all'opera della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. E anche i nostri cuori. Amen. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Nella memoria della mia Vergine Maria Immacolata. Alla luce dell'angelo accolse nel suo cuore Immacolato il Verbo e meritò di concepirlo nel greco virginale, divenendo madre del suo creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine modello della Chiesa orante, unì alla preghiera degli Apostoli, nella chiesa dello Spirito Santo, assunta la gloria del cielo, accompagna con un eterno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, dagli angeli, ai santi, cantiamo con gloria l'inno della tua lode. Mistero della fede. Celebrando il gloriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricorda il Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa, Francesco e il nostro Vescovo Luigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricorda il Signore del nostro fratello defunto, Domenico, e di tutti i defunti che si affidano alla tua presenza, metti da godere la luce del tuo volto. Per tutti gli anni di misericordia, donaci del Padre della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi, che non intendono che furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, tratteremo la tua gloria.
per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso tutti i ragazzi di seconda elementare vengono qui vicino a Gesù, vicino alla Madonna, qui sull'altare.
Bibbia. O Padre, che questo sacramento ci ha dato il premio di redenzione di vita, fatto dalla Chiesa con l'aiuto materno di Maria, porta tutti i popoli la luce del Vangelo e attivi sul mondo la fusione del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso i ragazzi di seconda elementare, due rappresentanti, vogliono affidarsi e affidare il loro gruppo e le loro famiglie alla fine. Nel nome di